Salve a tutti Marines e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, ci troviamo in un nuovo video sulle curiosità. Ebbene sì, ho notato che questo genere di video vi piacciono molto, ho deciso di farne qualcuno in più. Bene, oggi come avete letto dal titolo parleremo dei vari colori degli occhi. Iniziamo! Partiamo con quello più raro. L'occhio che cambia colore è quello che possiede sfumature diverse a seconda del momento della giornata o della temperatura. Le persone che possiedono occhi mutevoli sono di solito intelligenti e di bello aspetto e hanno quello sguardo che le rende irresistibili. Spesso si tratta di persone molto intuitive, ma anche sognatrici, talvolta insicure e per questo molto caute nel prendere decisioni. Gli occhi azzurri. Gli occhi azzurri sono di solito considerati un grande pregio. Chi non si innamorerebbe a prima vista del loro magnetismo? Le persone con gli occhi azzurri sono di solito persone leali, intuitive, versatili e molto disponibili verso il prossimo. Tendono però ad essere un po' volubili, soprattutto in amore. Facili al colpo di fulmine, non sempre riescono a trasformarlo in un sentimento durativo. Gli occhi verdi. Spesso tendenti al grigio, al marrone o all'azzurro, gli occhi verdi possono avere tantissime sfumature e sono sintomo di un'animo mutevole, talvolta un po' sfuggente. Sensibile e riservata, la persona dagli occhi verdi tende ad essere più cerebrale che fisica, a lasciarsi cullare dai piaceri dell'intelletto, ama la musica e le arti in generale e ha i gusti particolarmente raffinati. Gli occhi grigi. Gli occhi grigi non sono molto comuni, denotano una personalità originale e fantasiosa, talvolta un po' ribelle. Le persone con gli occhi grigi tendono ad essere molto indipendenti e ad avere un gran bisogno di libertà. Sono spesso imprevedibili, talvolta un po' eccentriche e permalose. Guai se ti rivolgi a loro senza educazione e rispetto. Gli occhi castano chiaro. Gli occhi castano chiaro hanno una sfumatura più chiara rispetto a quelli marroni. Sono occhi che detonano la concretezza e voglia di fare, sensibilità e costanza. Le persone con gli occhi castano chiaro tendono ad essere molto responsabili, hanno un discreto senso dell'umorismo e amano la buona compagnia. A volte esagerano un po' con la testardaggine e appaiono presuntuose, il che le porta a frequenti dissapori, soprattutto nel mondo del lavoro. Ma ritrovano l'equilibrio con una grande rapidità e non portano rancore. Gli occhi marroni. È il colore più diffuso, ma con la storia più particolare. La leggenda vuole, infatti, che le persone nate con questi occhi siano state baciate dal proprio angelo custode subito prima di nascere. Di norma si tratta di persone dinamiche, spesso molto sportive, intelligenti, passionali, volitive ed estremamente sincere. Anche troppo! I loro occhi sono un libro aperto, difficile che riescano a nascondere qualcosa e, quando mentono, si fanno scoprire subito. Due difetti? Istintive e testarde, ma riescono a farsi perdonare con facilità. Gli occhi neri. Sono gli occhi più impenetrabili, denotano sicurezza, audacia ed energia. Determinate e carismatiche sono persone ambiziose, che di solito riescono ad ottenere ciò che vogliono, anche se devono scendere a compromessi per raggiungere i propri obiettivi. Amano l'avventura e non conoscono la pigrizia. Ebbene ragazzi, dopo aver sentito tutte le spiegazioni dei vari occhi, vi dico finalmente qual è il mio, se ve lo stavate chiedendo. Io ho il primo tipo di occhio, cioè quello che cambia in base alla temperatura e al giorno. Infatti molte volte quando mi chiedono che colore ho gli occhi mi trovo un po' in difficoltà, non so mai quale colore dire precisamente. Una volta ho addirittura detto di avere gli occhi multicolor perché cambiano in base alla stagione e al giorno. E voi che colore avete gli occhi?
Scrivetemelo in un commento in modo da farmelo sapere e interagiamo un po' tra noi, scambiamoci delle opinioni in modo da interessarci tutti all'argomento e di sentirci partecipi. Bene ragazzi, il video si conclude qui. Spero vi sia piaciuto e non dimenticate di lasciare un bel mi piace per farmi sapere che il video vi è piaciuto. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Acqua Marie!